Buongiorno e bentornati sul canale del Master Kai. Io sono il Master Kai, il vostro ospite su questo canale. La settimana scorsa abbiamo parlato della stanza dell'entrata, la prima delle cinque stanze, del metodo delle cinque stanze. La stanza da cui normalmente l'avventura ha inizio. In pochi, però, sanno che a quella stanza è legata una leggenda. Alcuni infatti dicono che a quella stanza sia legato un mostro vincolato da un'antica maledizione. I pochi che osano parlarne lo definiscono il troll quantistico. Capita quasi sempre, nei locande dove gli avventurieri vanno a rilassarsi dopo aver concluso la loro missione, che eroi di gruppi diversi si trovino allo stesso tavolo per scambiarsi racconti sulle proprie imprese. C'è chi racconta di essersi addentrato in un antico sotterraneo e aver affrontato un orribile troll. E dice che sia una creatura asservita a un potente stregone che la usa come custode. C'è chi dice di essersi avventurato in un'oscura foresta e aver incontrato lo stesso identico troll. E pensa che sia una creatura maledetta, destinata a ripetere la stessa situazione all'infinito finché non troverà la pace. C'è persino chi dice che mentre stava esplorando il relitto di un'astronave abbia incontrato sempre quello stesso troll, e sostiene che sia una punizione inviata da qualche dio dimenticato per tormentare gli avventurieri. L'unica cosa certa è che la creatura sembra esistere contemporaneamente in ogni luogo del multiverso. Al solo scopo di sbarrare la strada agli avventurieri. Gli avventurieri lo chiamano il troll quantistico e dicono che indipendentemente da dove tu stia andando, quale sia il percorso che hai scelto e quale sia la tua missione ti potrebbe capitare di incontrarlo. Ma la realtà è un'altra, un segreto molto più oscuro se c'era dietro il troll quantistico. Quella creatura esiste al solo scopo di soddisfare un potere che va al di là della comprensione degli avventurieri. Il troll quantistico infatti esiste solo per soddisfare le esigenze di trama. Può capitare infatti che il Master abbia la necessità di far affrontare agli avventurieri uno specifico scontro o farli passare da una specifica locazione e naturalmente non può pretendere che gli avventurieri si comportino nella maniera che a lui torna più comoda no, non potete farlo, spiacente la cosa migliore in questi casi è organizzare la situazione in modo che indipendentemente dalle scelte degli avventurieri abbia la possibilità di verificarsi ugualmente questo è quello che normalmente viene definito il metodo del troll quantistico. L'esempio che normalmente viene fatto è quello di un dungeon, in cui il master vuole che il primo incontro che gli avventurieri affrontino sia quello con un troll. Ora, il dungeon potrebbe avere molte stanze, ma indipendentemente da quale sarà la prima che gli avventurieri visiteranno, il master descriverà quella stanza come la tana di un troll. Con dentro il mostro pronto ad attaccare il party. Il troll, in pratica, esiste contemporaneamente in tutte le stanze fino a quando gli avventurieri non decidono di entrare in una di esse. A quel punto il troll esiste solamente lì e in nessun'altra. Naturalmente esistono altri modi per gestire una situazione del genere, soprattutto in un ambiente come quello del dungeon in cui la possibilità di scelta da parte dei giocatori è molto limitata. La sua vera utilità nella scatola degli attrezzi del Game Master la si ha in quelle situazioni in cui le possibili azioni degli avventurieri sono tante e tali che il Master fondamentalmente è impossibilitato a prevedere cosa i suoi giocatori sceglieranno di fare. Mettiamo che gli avventurieri si trovino in un villaggio dopo aver portato a termine una quest e che il master voglia far incontrare un particolare PNG a uno di loro. Quando il master chiederà loro cosa fanno, è probabile che si dividano, qualcuno andrà a vendere il tesoro, qualcun altro cercherà un negozio per trovare nuovo equipaggiamento e qualcuno cercherà una taverna per raccogliere informazioni. Il master non può prevedere chi andrà dove e quando. Ma può aspettare che il personaggio che gli interessa entri da qualche parte e poi far entrare il PNG nello stesso posto pochi minuti dopo e farlo incontrare col personaggio. In realtà anche l'intero villaggio in cui i giocatori si fermano potrebbe a sua volta essere un troll quantistico. Il master non necessariamente deve posizionarlo in un punto specifico della mappa, ma potrebbe prepararlo e poi Posizionarlo nella prima posizione utile lungo il percorso degli avventurieri, nel momento in cui gli sembra che gli avventurieri abbiano bisogno di trovare un posto dove rifugiarsi, o quando ritiene che abbiano bisogno di una base operativa da cui andare a esplorare i dintorni, per esempio, non tutti gli incontri possono essere gestiti col metodo del troll quantistico. Poiché nonostante l'incontro appaia fondamentalmente dal nulla, deve sempre essere giustificabile e coerente nei limiti della storia, della trama, dell'avventura che state giocando. Se per esempio può avere senso che gli avventurieri vengano improvvisamente attaccati dai briganti mentre stanno percorrendo la strada commerciale che attraversa l'oscura foresta. Avrebbe molto meno senso che gli avventurieri venissero attaccati dai briganti mentre stanno scalando una montagna inesplorata. Perché i briganti dovrebbero tendere un agguato in un posto dove letteralmente non passa nessuno? Per evitare queste situazioni, quando preparate un incontro del tipo troll quantistico, mettete la massima cura nel fare in modo che quello specifico incontro possa ragionevolmente verificarsi nella più ampia quantità possibile di situazioni senza che debba esserci particolare preavviso e senza che dipenda troppo da altri eventi che stanno accadendo. Mettiamo che i personaggi siano a bordo di un'astronave e voi volete fargli incontrare un PNG che gli illustri un po' del funzionamento della nave e che gli parli di una situazione misteriosa che si è generata a bordo su cui volete che gli avventurieri indaghino ora invece di scegliere come png il capitano e la nave che molto probabilmente passerà la maggior parte del suo tempo in plancia al timone a evitare che l'astronave si schianti contro qualcosa prendete un Tecnico della manutenzione. Il tecnico della manutenzione ha lo stesso senso di essere a bordo. È integrato con la trama e con l'ambiente. E è più facile giustificare che ovunque i personaggi vadano nella nave, lui sia lì perché sta riparando qualcosa che si è rotto. Poi lì potrebbe essere la plancia della nave, potrebbe essere un corridoio. Potrebbe essere un angusto cunicolo dove ci sono i tubi dell'aria, potrebbe essere una stiva gigantesca, potrebbe essere anche la stessa cabina dove dormono i PNG. Quel personaggio è perfettamente giustificabile in qualsiasi ambiente all'interno dei limiti della mappa senza che debba risultare strano che il capitano si sia infilato in uno dei condotti dell'aria per vedere cosa c'è dentro. Ai giocatori sembrerà perfettamente normale incontrare il tecnico che sta riparando qualcosa ovunque si spostino a bordo della nave. Potete usare l'effetto troll quantistico anche per premiare gli avventurieri e gratificarli di quello che secondo voi è un buon gioco. Questo è probabilmente l'esempio più calzante con la stanza dell'ingresso del metodo delle 5 stanze. Potreste per esempio limitarvi a dire ai giocatori che l'ingresso dell'antico dungeon è da qualche parte tra le montagne, poi ascoltare quali sono i ragionamenti che i giocatori fanno tra di loro su dove potrebbe essere, come fare a scoprirlo e decidere di piazzarlo dove loro stessi hanno ipotizzato che sia o dove quello tra i giocatori che ha fatto il ragionamento che a voi sembra migliore o più inerente con la storia, quello che è abbia proposto e non dove l'abbia proposto qualcun altro che ha palesemente buttato l'idea a caso. Se poi siete furbi, potreste anche spostare un incontro che non era previsto essere un troll quantistico in una diversa posizione se sentite che i giocatori Propongono una posizione migliore di quella che voi vi eravate pensati. In realtà si stanno autocorreggendo da questa loro stessa insaputa. Naturalmente, questo metodo non deve essere utilizzato per ignorare gli sforzi dei giocatori o per imporre loro delle situazioni che stanno attivamente cercando di evitare. In parole povere, se stanno cercando di evitare di incontrare qualcuno palesemente. Faglielo materializzare davanti per esigenza di trama è qualcosa di perlomeno opinabile. Se usato saggiamente, invece, è un ottimo metodo per risparmiare tempo durante la stesura della storia. Un incontro del tipo troll quantistico fa in modo che voi non dobbiate sprecare tempo a scrivere dozzine di possibili incontri diversi. O a scervellarvi su qualunque possa essere l'esito di una delle centinaia di possibilità di scelta che gli avventurieri avranno durante la missione. Anche perché i giocatori sono famosi per fare sempre esattamente l'unica cosa che voi non avevate preso in considerazione. Questo incontro sarà sì più difficile da scrivere perché dovete fare in modo che sia sempre giustificato però scrivere un incontro giustificato è comunque molto meno tempo che scrivere dozzine di incontri possibili, la maggior parte dei quali poi probabilmente finiranno sprecate. Per questo video è tutto, vorrei sapere da voi nell'area di discussione qui sotto se già conoscevate il metodo o se vi siete mai accorti che il vostro master utilizzasse questo metodo, come sempre se avete domande, dubbi, perplessità, usate l'area di discussione qua sotto io sono il Master KAE noi ci rivediamo al prossimo video